the festival dedicated a special program for this event. Bentornati. Quest'anno la Foscari festeggia il suo 150° anniversario dalla sua fondazione e il festival non poteva fare a meno di dedicare un evento speciale per questa occasione. So we have the pleasure to invite on the stage Veronica Gusso, head of the Department of Cultural Promotion. Abbiamo l'onore di invitare sul palco la signora Veronica Gusso, direttrice dell'Ufficio Promozioni Culturali. Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui e colgo subito l'occasione per ringraziare la professoressa Roberta Lamieri, direttrice del festival, che ha voluto e concesso insomma, due momenti particolari, anzi tre, uno all'inaugurazione, ma oggi due, dedicati proprio alle celebrazioni dei 150 anni, in particolare la premiazione del concorso di un cortometraggio di 150 secondi, racconta la poca Fosca e appunto i 150 secondi, e poi il trailer in prima assoluta del docufilm su Carlo Scarpa e l'opera scarpiana a Ca' Foscari e che verrà poi trasmesso in versione integrale il 5 aprile in Aula Baratto, che vi invitiamo tutti. E quindi con piacere che annuncio il vincitore del concorso, Nicolò Grasso. In anteprima del trailer di Nel cuore muto del divino di Riccardo De Cal sull'intervento storico di Carlo Scarpa all'Aula Baratto dell'Università di Foscari. Buona visione. Ok, so next we'll be watching a short film by one of our students, Jacopo Renzi, Come se non fosse mai successo. Adesso proietteremo il corto di uno dei nostri studenti, Jacopo Renzi, Come se non fosse mai successo. Buona visione. Enjoy. Okay, so we would like to invite on the stage Jacopo to talk to us a little bit about his work. Vorremmo invitare sul palco Jacopo che ci parlerà un po' del suo corto. Mai pensato che sei finito qua sopra, comunque ciao a tutti e come avete visto questo è stato il risultato di una produzione un po' travagliata e ringrazio innanzitutto la professoressa Lavieri per la possibilità che ci ha dato di presentare appunto questo progetto al Ca' Foscari Short Film Festival. Ringrazio il regista Hiroki Hayashi per il supporto e la supervisione che mi ha dato durante la fase di montaggio, eccetera. Ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato nell'idea della produzione, tutto il resto. Grazie anche a voi di essere qua, che non me l'aspettavo di trovare così tanta gente. E niente, diciamo che l'idea è nata basandomi soprattutto sul fatto che io non sapessi che cosa raccontarci. Io volevo raccontare qualcosa, ma non sapevo cosa. Da qui è nata l'idea della sceneggiatura che ho scritto assieme al mio fido collega Gabriele Ovi. Ci tengo a precisare che questo film comunque non ha nessun tipo di produzione, non ci sono stati soldi dietro, semplicemente sono stati un gruppo di 5-6 ragazzi che, uniti dalla passione comune che è quella per il cinema, si sono voluti mettere in gioco e appunto questo è il risultato che spero comunque sia stato di vostro gradimento.
E quello che vi posso dire è, se avete, volete fare qualcosa, comunque avete in mente di, non so, scrivere, fare musica, cinema, eccetera, fatelo, perché alla fine sono soddisfazioni che, nonostante magari il risultato possa essere, non possa essere quello desiderato, quello che vogliamo ottenere, alla fine è pur sempre, si impara, impariamo da noi stessi e anche grazie agli altri, attraverso le loro critiche impariamo dai nostri errori. E, niente. Grazie a tutti per essere venuti. Buon festival, ci vediamo, se volete parlarne, magari discutere del film, vi trovate qua fuori, Dario, comunque io vivo qua in auditorio ormai, quindi. Grazie a tutti. Short meeting.